This conference will now be recorded. Grazie. No, grazie. Eccoci. Bene, ciao a tutti. Abbiamo connessi 190728421, che non so chi sia. Cristian, Gaia Minieri, Simona Bonfante, Roberto Mancuso, Manlio Trovato, Lorenzo, Pablo Emineo, Barbara Perez, Annalisa Angeri, S2 che credo che sia Stefano e Marco Cappato. Ah no, forse 190 è Marco Cappato in persona. Molto bene, allora, ciao a tutti. Io ho riguardato la riunione di settimana scorsa e come vi accennavo nella mail, lo scopo di stasera è iniziare a concentrarci per la preparazione dell'evento di Bruxelles, che è sostanziale, super importante, nel senso che come sappiamo, però è il primo appuntamento europeo di humans in quanto humans, con una chiave che non è solo incontrarsi e chiacchierare, che è stato pure importante negli appuntamenti che abbiamo fatto fino adesso, ma proprio con l'obiettivo di concepire azione politica in Europa con altri europei. Quindi, secondo me, tutti gli sforzi che facciamo da qui a dicembre devono essere concentrati su questo o comunque funzionali al rafforzamento di questo appuntamento. Quindi anche altre iniziative, altre cose che facciamo, secondo me dobbiamo cercare sempre di indirizzarle verso Bruxelles. Io mi sono messa un po' di appunti che ci tenevo a condividere per iniziare, in modo che poi apriamo il confronto in una maniera un po' strutturata. Sono partita dal documento di Marco di settimana scorsa, notando solo un paio di cose che, pur avendolo rivisto anch'io con Marco, non mi erano sfuggite, diciamo, in prima battuta, cioè il fatto che non abbiamo una parte, diciamo, concettuale delle aree legata all'economia o al tema del welfare o delle disuguaglianze, cioè ognuno lo chiama un po' come vuole, però insomma il benessere e qualità della vita in chiave economica, e quindi secondo me dobbiamo decidere se lo decliniamo all'interno di qualcos'altro, se inserire una parte anche su questo, o se invece, siccome non abbiamo fatto moltissimo in questo senso fino adesso, lo vogliamo posporre, però porrei questo tema nella cosa. E poi una mia riflessione riguardo alla parte su humans, la costruzione del movimento, secondo me dovremmo dedicare anche dello spazio da una parte al metodo, e quindi oltre alle iniziative europee, dei cittadini europei, che cosa caratterizza il metodo humans? Abbiamo sempre detto il metodo Coscioni, il metodo Marco Cappato, quindi anche le altre tipi di iniziative, quindi magari cogliere l'occasione per esempio, capire chi fa disobbedienza civile in Europa, chi fa democrazia diretta in Europa, cioè se vogliamo avere uno spazio dedicato proprio agli strumenti e al metodo di azione, e una parte sull'informazione e cioè la conoscenza dei cittadini rispetto agli strumenti che vengono utilizzati. Questi, secondo me, sono degli ambiti che in qualche modo varrebbe la pena inserire nel programma, secondo me, o comunque ragionarci. Credo che il modo in cui costruiamo l'appuntamento, io la vedo così, non deve essere solo che noi invitiamo delle persone a parlare, a fare delle relazioni, ma in qualche modo è un'opportunità per mettere dei cittadini europei a confronto sui vari temi. Quindi non siamo né noi che presentiamo ad altri le nostre iniziative, né altri che ci presentano delle istanze, ma io me lo immagino come uno spazio proprio in cui cittadini europei o esperti, parlamentari, non parlamentari, rappresentanti di organizzazioni ragionano insieme e noi siamo i facilitatori di questo. Però secondo me se lo poniamo invece in chiave troppo noi che diciamo ad altri abbiamo pensato questo fino adesso, voi cosa ne pensate? Rischia di essere un po' colonialista come approccio o italocentrico, mentre invece secondo me nel pensare i format dobbiamo pensarli in maniera tale che siano proprio uno scambio che poi ha un risultato che è frutto del pensiero condiviso e della concezione condivisa.
Quindi questo è un altro spunto. Credo che dobbiamo costruire il percorso, nel senso che noi sappiamo che c'è la data, ovviamente l'obiettivo è annunciarla al più presto, sia per essere credibili con le persone che andiamo a invitare, sia per darci a tutti la possibilità di esserci e anche alle persone che hanno seguito comunque Humans fino adesso in Italia, cioè prenotare un biglietto per Bruxelles tra adesso e massimo una decina di giorni è un conto, prenotarlo il 20 di novembre è un po' più difficile. E secondo me gli appuntamenti intermedi che abbiamo, e questo è uno dei motivi per cui anche quello di Annalisa di giovedì, a parte che oggi ero un po' incasinata, non l'ho ancora messo, così come quello sulle Citizen Assemblies a Milano, con Lorenzo e qualunque altra cosa, secondo me ci devono servire a costruire sia contenuti da magari poi socializzare in varie forme, con delle pillole video, con delle infografiche, con delle cose, sia proprio in termini di creazione di un'aspettativa rispetto a questo appuntamento, cioè funzionale a questo. A livello di organizzazione, secondo me, vabbè, io ovviamente farò più la parte logistica, per quanto possibile, non essendo a Bruxelles, e di, diciamo, panoramica del programma insieme a Marco, cioè la visione complessiva, però secondo me dobbiamo avere dei responsabili di programma delle varie sezioni che si prendano anche un po' la responsabilità di gestire anche le relazioni con i panelist, concentrarsi un po' di più sui format, e poi avere un team social, social io intendo può essere anche contenuti, che proprio appunto usa tutto quello che abbiamo fatto fino adesso in inglese, per esempio, si riguarda i video e magari prende degli estratti e li iniziamo a utilizzare sui canali come spiegazione dei contenuti e preparazione, quello che andiamo a fare, insomma, strutturare un po' bene la parte di comunicazione social, assemblare l'indirizzario internazionale, quindi tutti i contatti che abbiamo raccolto fino adesso. E poi nello stesso tempo un gruppo che lavori sul sito in una versione che possa essere presentabile a dicembre, che non è detto che sia la versione definitiva, e un gruppo statuto barra proposte di cioè di creazione del movimento. Io non credo che possiamo arrivare con lo statuto pronto e dire questo è lo statuto di Humans, però avere qualcosa da condividere con le persone che ci saranno, che sono più interessate proprio a questo. Con qualcosa da presentare. Ultimi due punti. Credo che potremmo provare a coinvolgere in questa fase di organizzazione alcune persone europee non italiane che abbiamo incontrato sulla via. Penso a, per esempio, i promotori di alcune delle ICE che sono già venuti anche all'AIA, quelli dell'Aviation Tax piuttosto che quelli del CRISP, piuttosto che qualcuno di Humans in UK, cioè siccome qualche europeo ce l'abbiamo, forse possiamo fare già un primo scatto e pensare di iniziare a preparare Bruxelles già lavorando in inglese e già proponendo a qualcuno di far parte della preparazione, che magari sa di più che cos'è Humans, di far parte dell'organizzazione di questa cosa. È un po' un azzardo, però chi non risica non rosica. E poi una task force sulle ICE in quanto tali, cioè con dei gruppi, magari anche con delle call all'indirizzario nostro, a chi è registrato su Cuore o alle persone che appunto oltre 1.000 indirizzi mail che abbiamo fino adesso, così tirare fuori proprio delle persone che invece magari in queste settimane si concentrano di più solo sulla promozione delle ICE, magari online, magari intercettando conversazioni esistenti, cioè con un minimo di piano d'azione, ma in modo che comunque non è che abbandoniamo il lavoro delle ICE mentre prepariamo Bruxelles. Insomma, queste sono un po' le riflessioni che ho fatto e le terrei come linee guida per provare a ragionare insieme su quindi come possiamo fare. Ultima cosa sulle location. Annalisa ne ha proposte alcune e a Bruxelles c'è Chiara De Capitani che è una vecchia conoscenza radicale, ha più o meno la mia età, un po' più giovane. Le ho chiesto anche un po' di suggerimenti anche di location alternative, intese come spazi convertiti, cose un po' più alla Dolce Luna, però non necessariamente così estreme. Magari non per il cuore degli appuntamenti, ma per delle specie di side events, se volessimo fare
qualcosa, mentre invece il cuore degli eventi, anche con Marco, si pensava che forse dovrebbe essere una location un po' più istituzionale, per attirare comunque anche la comunità, che gravita intorno alle istituzioni europee, che poi di fatto è propagatrice in sé del nostro lavoro e potenzialmente molto più coinvolgibile, così. Aggiungerei, se riuscissimo a fare anche qualcosa in qualche luogo un po' hard, come abbiamo fatto a Napoli a Scampia, cioè non so, si potrebbe fare qualcosa a Molenbeek, non so, una roba un po' più cattivella, se vogliamo proprio esagerare. E basta, quindi le linee guida è come fare il build up verso l'evento, se inserire anche economia e welfare nel programma e come iniziare a ragionare sul format, sulle persone da invitare e chi tra noi si vuole prendere delle responsabilità più specifiche, magari su delle aree specifiche o sulle ICE, però iniziare a dividerci i compiti in questo modo più un team social. Io ho detto tutto quello che avevo da dire e non so se Marco vuoi Grazie. aggiungere, criticare, demolire o se Sì, andiamo no, avanti. no, assolutamente. Grazie Gilla, ciao a tutti. Ero convinto che oggi fosse lunedì e quindi non so perché, mi stavo dimenticando. Allora, quindi scusate il ritardo. Sicuramente le cose che dicevi tu che mancano, mancano e vanno aggiunte. La questione economica, ma anche la questione del metodo non violento e la questione dell'informazione come elemento centrale, cioè il servizio pubblico di informazione europea come questione centrale per il successo non solo delle ICE, ma in generale degli strumenti di partecipazione. Anche perché a questo ci potremmo collegare anche inserendo le informazioni sugli strumenti di partecipazione nel chatbot, nell'intelligenza artificiale. Va bene. Questo mi collega alla questione statutaria, perché forse una cosa che noi potremmo essere in tempo a fare, e magari ci potrebbe anche aiutare nella convocazione di Bruxelles, è immaginare di istituire una sorta di comitato di saggi che si esprimono sulle proposte, no? Senza un potere statutario effettivo, o magari anche immaginando che se poi questo comitato di saggi boccia una proposta, poi quella proposta non si porta avanti. Ma potrebbe essere, inserendo nella bozza di Roberto, che ormai considererei definitiva, visto che è rimasta pubblicata tanto tempo, per il primissimo deposito, l'unica cosa, inserendo il riferimento ai development goals, che mi pare non ci fosse, giusto Roberto? No, Tutti quanti i 17 obiettivi. noi abbiamo inserito il riferimento agli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Sì, c'è. Ah, C'è. c'è, però, ok, non nel, ma il riferimento c'è. Ok, quindi noi potremmo. Siccome noi potremmo cercare di avere a Bruxelles delle personalità che intervengono, alle quali al tempo stesso chiediamo di entrare a far parte in una sorta di comitato di saggi, ovviamente stiamo parlando di personalità non italiane, tranne eccezioni, di una sorta di comitato di saggi che si esprime sulla. Che si esprimono individualmente sulla congruenza tra gli obiettivi di Humans e dello sviluppo sostenibile dell'ONU e le proposte che noi andiamo a mettere sul tavolo. Questo potrebbe servire sia a fare un passo verso una maggiore articolazione del soggetto politico, sia a obbligarci a coinvolgere delle personalità. Per quanto riguarda gli interlocutori, dai giri che ho fatto in queste 3 settimane, mi pare che, diciamo così, i giovani ricercatori in giro nelle università europee siano un pubblico di riferimento per Science for Democracy, ma quindi anche per Humans, assolutamente privilegiato.
E quindi uno dei luoghi dove poter fare magari anche una parte del dibattito potrebbe anche essere l'università. E comunque, dovunque la facciamo, penso che dovremmo fare un lavoro particolare sulle università, l'Università Libera di Bruxelles, perché da lì ci può arrivare una partecipazione giovane, qualificata e particolarmente in gamba. È importante partire subito fissando le date e coinvolgendo l'indirizzario. Penso che il giovedì una parte possa essere affidata proprio a Science for Democracy sugli appuntamenti più legati ai temi, diciamo, ai temi coscioniani, e quindi il tema sociale lo metterei più nel venerdì mattina insieme a rule of law, cannabis, insomma, temi sociali sia nel senso dei sociali delle libertà civili sia dei sociali dell'economia potrebbero andare insieme, mentre il venerdì pomeriggio potrebbe essere l'organizzazione Humans, però giustamente come dice Gilla, non tanto sul piano statutario, del quale pure si può parlare, ma sul piano dei metodi di azione non violenta e dell'informazione, quindi quali strumenti per fare conoscere alla gente le iniziative. Avevamo anche detto che avremmo fatto questa settimana una riunione pubblica, poi ovviamente ci siamo un po' slittati su questo obiettivo, però magari la prossima. Teniamo in considerazione la possibilità di fare magari anche una riunione pubblica, nel senso che una volta deciso la convocazione di Bruxelles, un punto organizzativo su come va la convocazione, non dico quotidiano, ma quasi, lo dobbiamo fare in modo molto più intenso, magari per un quarto d'ora, però non possiamo vederci una volta alla settimana per un'ora e mezza, dobbiamo anche aggiungere delle forme più intense per chi ha la possibilità di essere più direttamente coinvolto nel lavoro di organizzazione di Bruxelles. Finito. Ok, se voi volete iscrivere a parlare, apriamo le danze. C'è Michele Minieri. Vai, Michele. Michele, non ti sentiamo, o se stai parlando non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Nel frattempo che aspettiamo Michele c'è Pablo Mineo, non so se siete chi dei due vuole dire qualcosa. Parliamo all'unisono? No, ok, parlo io. Allora, diciamo per quanto riguarda questo intervento di Marco, credo che denota anche che stiamo arrivando un po' a una politicizzazione del nostro dibattito interno. E da come viene presentato comunque l'appuntamento di Bruxelles, sembra quasi comunque un embrione di congresso, cioè stiamo stabilendo quali sono gli obiettivi più politici che ci diamo. Quindi da una parte fare un punto sulle nostre proposte di ICE, dall'altra farne anche una base, diciamo, a partire dai Sustainable Development Goals, quindi decidersi di iscriversi su quell'obiettivo anche, su come costruire un movimento che aiuti a quell'obiettivo, visto che si configura Pronto? così. Ah, ok. Aspetta Michele, a questo punto facciamo finire Lorenzo e poi intervieni tu Ma dopo Lorenzo. scusatemi, io ho delle difficoltà perché sto in viaggio e sono nei Monti Irpini, quindi Carpe approfitto un diem. minuto Vai. per salutarvi Carpe diem. Vai e per dirvi Michele. due cose. Come va? Grazie. Allora, io praticamente ho lavorato, ma così, notte e giorno, questa storia, anche se non sembra. A me mi pare che a Carife stesso, tra qualche giorno, se è possibile, e poi mi metto d'accordo con Marco Cappato, facciamo un incontro
sull'economia sostenibile in Irpinia, invitando 119 comuni. Questa è la mia iniziativa e questa è la mia idea. Cioè, facevo un testo, dicevo, com'è possibile elaborare una situazione di economia circolare a risparmio rispetto a tutte le spese che sostengono a meno per condizie piccoli comuni. Questa è stata la storia su cui ho lavorato e mi sono visto col vice sindaco del mio paese 3, 4, 5 ore fa, diciamo così. Quindi io devo per forza aggiornarmi su questo dato. E questo dato io domani lo comunico e lo diffondo se riesce come fatto di organizzativo. Ecco, questo voglio dire. E un'altra cosa, e poi vi saluto perché vado a mangiare, ma pare che mia figlia si è occupata di un fatto importante che come funziona tra i radicali, cioè la questione di chi paga, se fanno una multa, cioè di 2-3 mila euro, ma è possibile mai? Cioè noi siamo occupati di queste cose, c'è gente che viaggia, c'è una targa europea e compagnia bella, si è occupata molto bene e spero che lei si interessa precisamente di questo fatto e noi stessi ci occupiamo, come si dice, per bene, cioè a livello proprio legale, legale e europeo. Io vi saluto, vaga magna, poi stiamo su buona, chiaramente poi per contatto a tutti voi per quello che dire. Grazie Michele. Ok, buon appetito Michele. Diciamo che in realtà ci aiuta anche il tuo intervento un po' a venire a quello che dicevo, perché il fatto che ci sia una volontà, no, anche di noi che in qualche modo militiamo in Humans di fare militanza, come mostra un po' Michele, vuol dire che tutti noi vogliamo un po' rendere questo movimento più politico. È stato anche un po' al centro del nostro dibattito questa cosa con Manlio che per esempio in qualche occasione ha lamentato una mancanza di senso comune politico intorno a Humans. C'è stato un dibattito sull'organizzativismo, diciamo, della struttura per come è stata finora, però credo che siamo stati in una fase finora necessariamente organizzativistica, perché c'era cre da creare comunque una base su cui partire, una base di progetti. A questo punto, dare un valore di movimento politico a Humans diventa importante, un obiettivo importante proprio per raggiungere l'obiettivo, no, di coordinare queste attività internazionali, perché è chiaro che noi diventiamo più credibili se sappiamo, noi di dimostrare che siamo intanto un'organizzazione italiana che funziona e che per esempio raccoglierà le firme, che i suoi network e la sua analisi politica comunque da proporre. Quindi questo secondo me l'appuntamento di Bruxelles ci offre, diciamo, un embrione perché questo accada e quindi è assolutamente da organizzare con cura. Io mi metto a disposizione quantomeno per i panel sulla cannabis come attività che sto coordinando e poi al più posso vedere insomma quello che riesco a fare. Oltre ai contatti francesi, chiaramente che finora abbiamo preso nell'ultimo appuntamento di Parigi. Diciamo che per quanto riguarda invece l'agenda italiana sulle questioni di democrazia, per aprire un altro capitolo, è stato citato in introduzione da Virginia, abbiamo il 23 del mese novembre, un sabato al comune, diciamo in collaborazione con il comune, l'assessore alla partecipazione di Parini che ci è venuto incontro, stiamo organizzando nel quadro del Festival Milano Partecipa, dedicato quindi alla partecipazione dei cittadini, una simulazione di Citizen Assembly, perché sicuramente non ha le caratteristiche proprio accademiche di una Citizen Assembly. Non abbiamo sorteggiato cittadini, ma lanciato l'evento, vedremo i volontari che si offriranno, e poi diciamo sarà molto concentrata in 4 ore, quindi non c'è quel tempo di dibattito che invece ci dovrebbe essere in questo strumento, però è comunque una Ma simulazione interessante.
scusami Lorenzo, non c'è soprattutto la decisione, è un evento conoscitivo, non è una cosa che serve a far decidere. Deliberativa. Esatto. Esatto. Assolutamente. Si parlerà del tema dell'acqua e dunque diciamo è interessante la questione del risparmio idrico diciamo sarà un po' al centro. Adesso diciamo che oltre a questo appuntamento la cosa più importante a cui stiamo lavorando e c'è stata una riunione venerdì su questo per quanto riguarda le assemblee dei cittadini riguarda proprio una proposta di legge che abbiamo scritto con Samuele Nannoni che chiede l'istituzionalizzazione di questo strumento anche in Italia e a partire principalmente da quella sul cambiamento climatico. Stiamo concentrando su questo obiettivo principale del cambiamento climatico perché l'altro, quello sulla riforma elettorale, forse non c'era un momento di opportunità politica adatto a inserirlo, cioè presto la voteranno una nuova legge elettorale, potrebbe essere più opportuno buttarsi solo sul climate change, anche perché questo ci rende anche più credibili se abbiamo quest'unico focus con movimenti come Fridays for Futures, Extinction Rebellion che si iscrive in Italia, che diciamo vedono interlocutori più credibili in movimenti che si occupano solo di clima, mettiamo così. Quindi diciamo l'opzione sarebbe su questa proposta di legge sul cambiamento climatico di Citizen Assembly, sarebbe fare una sorta di raccolta di personaggi dello spettacolo, personaggi che ci mettano la faccia e con loro andare al momento del deposito della proposta di legge, che sarebbe importante anche mediaticamente averli proprio in quella occasione. Quindi se riusciamo, l'obiettivo è darci una data da qui a fine mese, una data da qui a fine mese dove raccoglieremo questi contatti e cercheremo con loro di presentare questa proposta che stiamo ancora affinando e diciamo, continueremo a fare riunioni Fine dedicate su mese intendi fine novembre? fine novembre, sì, fine novembre. Va bene, quindi questo è il quadro generale per ora. Scusa, prima si era iscritta Gaia, mi pare forse, o no? No, diceva che sarebbe voluto intervenire quando Sì, fosse. vabbè, posso intervenire adesso. Io avrei più punti in effetti da sollevare, perché rispetto al fatto che circoliamo tanto noi tra la Francia e diciamo l'Italia, ci siamo resi conti che dall'estate 2019 ci sta questo decreto di sicurezza che se tu, che obbliga insomma, le persone che hanno un'immatricolazione straniera dell'Unione Europea in Italia, se sta più di 60 giorni deve per forza immatricolarsi in Italia. E c'è stato un signore, un docente barese che ha avuto di un'università di Bari, che ha avuto una multa di più di 500 euro per colpa di questa, diciamo, di questo nuovo decreto, perché aveva la moglie tedesca e c'ha la macchina della moglie a Bari. Fatto sta, gli ho scritto e insomma ha detto che rimane questo decreto ancora legale, anche se Salvini è caduto. Ma il problema qual è? Il problema è che se siamo nell'Unione Europea, un decreto del genere non dovrebbe poter esistere e si estende, diciamo, a questo movimento. Sono stata alla Casa dell'Europa che mi ha indicato il sito Solvit, non so se lo conoscete, so, questa è una domanda, vabbè, poi risponderete. E questo sito Solvit, praticamente della Commissione europea, permette a chiunque sia cittadino europeo di mettere in causa una decisione amministrativa o un decreto, questo devo capire se riesco a intaccare direttamente un decreto, di rimettere in causa perché la Commissione va direttamente a parlare con le amministrazioni locali, cioè nazionali, per rimettere in causa quello che ha detto in applicazione, diciamo, delle regole europee, dello Stato di diritto, di tutta una serie di cose che se uno fa parte dell'Unione Europea non dovrebbe poter violare. Quindi questo genere di meccanismi che un cittadino europeo possa, poi vabbè ci sta anche la Corte Open Law, però questo a livello giudiziario, più a livello più semplice, diciamo, di poter intaccare una decisione potrebbe essere un buon metodo. Il fatto è che bisognerebbe
espanderlo. Poi, a parte Bruxelles, però io domani, ad esempio, vado a parlare con le Conférences en Marche di Bretagne e voglio esporre queste cose, solo che fate. Vabbè, intanto volevo già capire se voi conoscevate Solvit, questo secondo me è già una domanda a cui, diciamo, quello, insomma, se qualcuno può rispondere, poi continuerò, penso. Io no, però Annalisa ha messo qua il link. Però è interessante come c'è una. Ma i cittadini possono usarlo? Del singolo Sì. cittadino? Esatto, è questo che dico, perché sono andata alla Casa dell'Europa per presentare EUMANS e hanno detto: guardate, noi siamo solo un'associazione apolitica, non possiamo prendere posizione. Mi hanno dato il contatto di Marie-Pierre Védren, volevo chiedervi anche se è questa, perché lei era praticamente la direttrice della Casa Europea di Rennes, che è diventata eurodeputata, e volevo chiedervi se era lei con cui vi avete messo in contatto a Parigi per evitare di scrivere 2 volte, pure questo è un altro punto. Però Solvit è un modo di... quindi, sarebbe un buon modo, insomma, che andrebbe diffuso perché mi sembra assurdo che non sia conosciuto, insomma, e che va in linea con questo movimento. Poi cos'altro volevo dire? Un'altra domanda. Ci sono cose che non mi sono ben chiare. Da quello che ho capito, per ora, ci sono, diciamo, dei modi di fermare degli stati che non rispettano lo Stato di diritto, solo che non sono applicabili. Cioè, la Polonia e l'Ungheria hanno provato, ma non sono stati possibili, diciamo. Quindi, insomma, la mia domanda generale, non so se è una domanda generale, però vorrei capire alcuni punti e implicarmi, sì, prendere anche delle firme, però ad esempio avrei bisogno di un pannello, bisogno di... cioè ci vuole una cosa organizzata bene, una cosa che va, comunque, poi magari ne ridiscutiamo. Allora, Per scusa, Gaia. stato di diritto, ah sì, Marco, poi Annalisa e poi anch'io in risposta a Gaia. Su questa cosa che dici sul pagamento dell'immatricolazione, eccetera, ti consiglierei di scriverla, magari di metterla sul forum se possibile, e così cerchiamo anche di vedere se è più una cosa da avvocati, se è più una cosa. Io non conoscevo questo Solvit, che però mi sembra che fornisca semplicemente informazioni. Poi, se però c'è la possibilità di fare un ricorso o al mediatore europeo o invece un ricorso giudiziario vero e proprio, bisogna vederlo con un avvocato. La tua domanda è se questa può essere un'iniziativa, un metodo interessante. La risposta è sicuramente sì. Quindi bisogna però vederla e studiarla nel merito. Poi per il resto, no, la persona che tu dicevi non è quella con la quale abbiamo organizzato Parigi. Sulla raccolta firme, ok, ci sono dei moduli, quindi te li possiamo mandare. E invece, su basta così. Ah sì, sulla questione dello Stato di diritto, sì, c'è una sanzione che è la sospensione, ma la sospensione deve essere votata all'unanimità. Ecco perché noi invece cerchiamo di seguire una strada che non sia così dura come la sospensione di un paese membro e che non abbia la necessità di essere votata all'unanimità. Quindi un sistema permanente di controllo, di monitoraggio del rispetto dello Stato di diritto in Europa. Permetto di rispondere, poi smetto. Sì, e poi ho parlato anche col segretario dell'ambasciata tedesca che diceva che rispetto al nuovo programma di finanziamento che inizierà nel 2021 fino al 2027, pare, ci sarà praticamente hanno in programma di fare, diciamo, una sanzione più facilitata dei paesi che non rispettano Sì, Stato allora di la diritto. presidenza finlandese ha proposto che ci sia un condizionamento dei fondi strutturali dell'Unione Europea al rispetto dello Stato di diritto, però questa per il momento è una proposta sul tavolo, diciamo, di dibattito, però non c'è ancora stata una decisione su questo punto. Il sistema che noi chiediamo, cioè il monitoraggio permanente, potrebbe essere proprio funzionale qualora si decidesse
di mettere in piedi un meccanismo di sanzione, diciamo, di condizionalità dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto, è chiaro che il monitoraggio potrebbe servire proprio a questo, avere come esito che se un paese viene fuori che non va bene, si può poi fare quella cosa che ti ha detto il tedesco. Va bene, ok. Grazie, ma io sono d'accordo, cioè erano solo domande, insomma, che volevo chiarire, ma benissimo, penso che sia, comunque sia, oltre a questi due, diciamo, vice, penso che sia importante avere un qualcosa di paneuropeo che anche andrà oltre, cioè, comunque sia, non sono solo queste uniche iniziative, dico, quindi comunque Certo. penso sia interessante, insomma. Certo. Annalisa. Eccomi, sul Solvit, sì, lo conosco, è un po', a mio avviso, è un po' lentino, nel senso che, a meno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi anni, io ricordo settimane, almeno 2 settimane prima di avere una risposta. Dietro ci sono dei funzionari o comunque agenti contrattuali, della Commissione che ti danno informazioni. Quindi risolvono nel senso che per lo più danno informazioni. È stato sicuramente utile, per i casi di equivalenza di titoli, perché, spesso, ecco, sono state poste molte domande sul tema e si può anche provare, semplicemente una pagina, ho messo il link qui sulla chat, si può, segnalare un problema o comunque fare una domanda. Secondo me è lento, comunque, ripeto, dà informazioni, non è una vera soluzione. E poi non si può usare se c'è già un procedimento in corso. Per l'immatricolazione, consideriamo anche, va benissimo, consideriamo anche che c'è esattamente lo stesso problema in altri, c'è lo stesso decreto in altri paesi. Anche in Belgio, per esempio, io ricordo macchine della polizia fuori alcune scuole, c'erano dei funzionari, delle colleghe funzionarie che avevano la plaque, la targa ancora del paese di origine, non l'avevano cambiata. Anche in quel caso, sequestro del veicolo più sanzione. E quindi, ecco, è un problema che probabilmente va affrontato dall'alto, cioè per tutti i paesi. Fine. Sì. Mi Ah, aspetta, però. permetto di dire No, scusate, che però. prima era un anno. Come? No. Non so se è una Sì, domanda. scusa, poi dico solo, prima era un anno, prima del decreto di sicurezza potevano stare con una targa estera per un anno, che è accettabile, 2 mesi è il tempo estivo, cioè se uno sta più di 2 mesi con una targa estranea, va, insomma, lì sequestrano una macchina. 2 mesi può essere giusto il tempo di un'estate, che mi sembra assurdo comunque. Certo. Poi l'esempio che facevo io era per persone già residenti, no? Magari da tanto tempo in Belgio, quindi sì, assolutamente. Approfitto il 31 seminario sullo stato di nuovo format seminario sullo stato di diritto. Tra i partecipanti c'è un membro italiano del Comitato Economico e Sociale Europeo, quindi approfittiamo, lo invitiamo anche a Bruxelles, anche perché sarà probabilmente quei giorni a Bruxelles, e mi ha detto che ha delle novità per quanto riguarda delle informazioni sulla rule of law. Comunque, stato di diritto, l'obiettivo è come parlarne, l'obiettivo del seminario, come possiamo parlarne noi, se abbiamo delle tecniche in particolare che vogliamo condividere, se riusciamo a trovare delle parole chiave per parlarne più agevolmente, pur non conoscendo perfettamente l'argomento. E basta, ho finito. Sì. C'è Manlio iscritto a parlare. Ciao a tutti. Ho alcune osservazioni, alcuni punti.
Sull'evento di Bruxelles, prima osservazione, è molto probabile che in UK ci saranno le elezioni il 12 dicembre, quindi far venire gente il 12 dicembre da Londra o dall'UK a Bruxelles sarà più complicato, però magari il 13 ci si può provare. Stavo guardando cos'altro proporre. Effettivamente è un po', diciamo che se non si fa 12-13 si va poi effettivamente anno nuovo, perché poi diventa troppo tardi. E quindi semplicemente da considerare per dare volto alla rete UK, che magari eventualmente potesse venire a Bruxelles, sarebbe da fare, da concentrarla per il 13. Sull'evento, volevo fare, in realtà, chiedere un chiarimento a Marco, Virginia. Lo chiamiamo Humans for 2020 Cities Can Change Europe, che è un bel titolo forte, però poi è organizzato da Humans, Science of Democracy e Associazione Luca Coscioni. Il chiarimento era questa cosa che un po' confonde un po', nel senso, non è una cosa, va un po' spiegata. Quindi volevo capire come facciamo noi a far collaborare queste tre associazioni, come spieghiamo agli altri che queste tre associazioni stanno collaborando. Volevo anche aprire una discussione se pensiamo che queste tre associazioni poi possano collaborare in maniera più stretta nel futuro oppure no. Diciamo, è una domanda ovvia perché ovviamente. Allora, dici anche cosa pensi tu, perché sennò non, se no queste domande non cioè, per aiutare bisogna Grazie, Marco. aiutami. Io penso che dobbiamo unire le forze il più possibile, perché c'è una grande affinità fra le tre organizzazioni e in aspetti diversi, in aspetti complementari. Abbiamo tanta necessità di utilizzare risorse. Il nostro problema principale è avere più risorse, quindi più lavoriamo insieme, meglio è. Io quindi sarei molto favorevole nell'unire le forze, invece di fare un Humans coordinamento, un Science for Democracy coordinamento. Mi rendo conto che l'associazione così ha una storia molto più ampia, no? Di Humans e penso anche di Science of Democracy, e quindi ha una sua identità, quindi magari non c'è un fit necessario, però ecco, se potessimo farlo, Ma se io non ho potessimo. capito, potessimo fare che cosa? Io non ho capito, Franca. Cioè, nella convocazione si mettono insieme i tre soggetti, no? Che è esattamente quello che dici tu, mettere insieme i tre soggetti. Quindi quando tu dici se potessimo farlo, se potessimo fare che cosa? Far collaborare le tre associazioni a creare questo progetto di movimento paneuropeo. Allora, Mario, scusa, il progetto di movimento paneuropeo è Humans. Ok. L'associazione Luca Coscioni porta avanti degli obiettivi in Italia, Science for Democracy porta avanti degli obiettivi globali sul diritto alla scienza, la modificazione del genoma, eccetera, eccetera. Mettere insieme questi tre nomi significa esattamente dire che questi tre soggetti stanno collaborando e collaborano a realizzare questo evento. Tanto è vero che, non avendo Humans una sua tesoreria se non un minimo di autofinanziamento che è stato fatto sugli eventi Milano, Napoli, eccetera, è chiaro che fino adesso, diciamo così, gli investimenti strutturali sono stati sostenuti
in particolare da Science for Democracy, proprio per la convergenza di obiettivi tra questi soggetti, che però sono tre cose diverse, perché ognuno ha la sua specificità. Per cui stiamo già facendo quello che tu stai dicendo, a meno che tu stai dicendo un'altra cosa, cioè che il movimento paneuropeo deve essere un'altra cosa, che non è né Humans, né Science for Democracy, né Associazione Coscioni, ma un altro soggetto che unisce questi soggetti. Però mi sembrerebbe un po' bizantino in questa fase. Ma diciamo che c'è molta sovrapposizione in alcuni degli obiettivi delle organizzazioni, per quello ho fatto questo commento che poteva esserci una collaborazione maggiore. Poi, allora, secondo me, se questo è un evento Humans, deve essere organizzato da Humans, può essere supportato da altre organizzazioni, però, date questa distinzione che dici, secondo me, confonde un po', avere tre organizzazioni che presentano il progetto Humans. Scusa Mario, se sono un po' incalzante e ti interrompo. Quindi tu vuoi meno collaborazione, non più collaborazione. Cioè c'è un evento organizzato da tre organizzazioni. Tu stai dicendo che vuoi meno collaborazione, cioè vuoi che sia fatto da Humans e non da tre organizzazioni, no? Io però ti faccio notare che Humans da solo non ha gli strumenti per convocare questo evento, però non vorrei che poi finisse che stiamo discutendo di nulla, capito? Cioè, più collaborazione o meno collaborazione? Cioè, cerchiamo di. Qui tu proponi che non sia organizzato dalle tre organizzazioni, ma da Humans, giusto? Con che soldi? Allora, la mia era una domanda, e la mia è una domanda che se viene da me, che diciamo sono stato un po' a contatto con Humans, evidentemente che chi non conosce Humans probabilmente potrebbe farsi la stessa domanda, e cioè che vedo che le iniziative di Humans, Science for Democracy e l'Associazione Luca Coscioni spesso vanno insieme, quindi mi chiedo, queste sono tre organizzazioni distinte o sono la stessa? Quindi vorrei, io quindi dicevo, avrei, sosterrei più collaborazione, facciamolo diventare la stessa organizzazione. Tu mi dici no, perché sono cose diverse, quindi mi hai chiarito questa cosa. Rimango un po' confuso. No, Mario, scusami, però su queste cose io non devo essere preciso perché no, le ambiguità non sono ammesse, non le ammetto da parte mia, quindi. L'Associazione Luca Coscioni è un'organizzazione che esiste da 20 anni, che ha 2.700 iscritti, che pagano 100 euro all'anno per essere iscritti, ha uno statuto, ha fatto un congresso un mese fa, vota degli organi dirigenti con dei bilanci, con dei responsabili legali, cioè se qualcuno fa una cosa sbagliata va in galera, cioè ci sono delle responsabilità. Science for Democracy è un'associazione di diritto belga, un'associazione internazionale di diritto belga che promuove il diritto alla scienza in tutto il mondo, che lavora con le Nazioni Unite sui temi legati al diritto alla scienza, che ha degli organi dirigenti, delle responsabilità legali e formali, che anche davanti alla legge, che riguardano i bilanci, che riguardano la responsabilità legale. Quindi non è una mia opinione che queste organizzazioni esistono e sono delle cose diverse, nel senso che se uno le volesse fondere, dovrebbe fare delle delibere congressuali, dovrebbe andare davanti a dei notai, dovrebbe fondere delle organizzazioni. Allora, siccome tu sei una persona seria, e sai queste cose, cioè come funzionano le organizzazioni, non capisco perché mi fai, delle obiezioni che sono evidentemente infondate, cioè che non hanno nessun rapporto con i fatti. Humans, a cui in questo momento non esiste nemmeno ancora, opera come sigla attraverso un'associazione
non riconosciuta di fatto di tre persone, Marco Cappato, Mina Welby e Gustavo Fraticelli, che si chiama Associazione Soccorso Civile e che è l'associazione con la quale abbiamo aperto il sito, abbiamo aperto l'autofinanziamento, cioè queste sono cose legali, formali. Nel momento in cui tu mi proponi di fondere queste organizzazioni, devi sapere che cosa stai dicendo, perché sennò non, cioè dobbiamo anche fare un po' nei nostri dibattiti, dobbiamo, cioè, se vuoi, anche fuori da queste riunioni, se ci sono delle cose a tal punto non chiare, cioè, sentiamoci e parliamone, perché sennò sembra quasi che ci sia sul tavolo la proposta di fondere le organizzazioni. Ma come si fa? Cioè, è una cosa assoluta, no, che non è che si fa così. Nella convocazione di Bruxelles decidiamo di fondere le organizzazioni, che è una cosa completamente insensata. Va bene, grazie per per il chiarimento. Diciamo che non. Posso fare una mozione d'ordine? Mi permetto? Che magari Manlio, cioè possiamo lasciar sedimentare questa cosa, cioè non è che dobbiamo risponderci su questo punto, cioè a meno che tu non abbia una roba specifica, però se no io. No, scusate, sono io che ho interrotto Maglio più volte, quindi. Posso fare una domanda a Manlio su tutt'altro argomento? Siccome parlava di invitare qualcuno dallo UK a Bruxelles, c'è tutto il filone delle Citizen Assembly inglesi, quella che c'è stata sulla Brexit. C'era un deputato conservatore che tu mi avevi segnalato che aveva fatto un'intervista su questo. Ovviamente è complicato, non so se hai modo di prendere questi contatti, però pensi che potrebbe essere una buona occasione per invitarli? Perché qualcuno che si occupa di questi temi in altri paesi europei forse. Lo si potrebbe portare. Sì, io non ho quel contatto, diciamo, però si potrebbe provare su chi poter invitare. Pensavo ai contatti che noi abbiamo avuto sulla tavola rotonda per lo Stato di diritto, e quindi gli esperti che girano intorno al progetto di Reconnect Europe. Tra cui Laurent, il cognome in questo momento, che ha partecipato alla tavola rotonda sullo Stato di diritto, ho cominciato, ho preso un contatto anche con un esperto di climate change, che lavora però in realtà da Londra, stranamente, in maniera un po' bizzarra, con le organizzazioni istituzionali del Sud America, di cui però gli ho parlato della issue del climate change, ed era molto interessato, quindi poteva essere una persona da poter coinvolgere come panel degli esperti. Non so sulla questione delle Citizen Assembly, non ho il contatto, però chiaramente si può provare. L'ultima cosa che volevo dire sull'evento di Bruxelles, se invece potesse essere un'occasione per pensare a fare una raccolta fondi per avere raccolta fondi su Humans. Pensare a avere le iscrizioni, cioè avere gente che possa essere iscritta a Humans e pagare una quota di iscrizione. Chiaramente questo dipende dallo statuto e tutto, però abbiamo comunque un po' di tempo da qua a dicembre. Potrebbe essere un passo avanti per poter avere dei fondi su Humans. Poi ancora un'altra cosa, dicevo, questo evento di Bruxelles, essendo un evento informativo su Humans, se pensandolo di poterlo replicare anche in altre città europee, penso sarebbe una cosa positiva poter replicare l'evento in maniera tale da poter raccogliere la rete in altre parti, in Inghilterra, in Polonia, in Italia,
per raccogliere la rete, perché non necessariamente tutti potranno venire a Bruxelles. Sulla cosa del fundraising me l'ero dimenticata io nell'introduzione. Diciamo che tra le varie azioni, quindi organizzazione dei panel, costruzione degli appuntamenti intermedi, eventuale team social, eccetera, ha ovviamente affiancata anche una campagna di crowdfunding specifica sull'evento, un po' come abbiamo fatto per gli altri appuntamenti. Sulle iscrizioni, la mia personale opinione è che, non avendo ancora lo statuto, il movimento, ma anzi, essendo questo l'appuntamento iniziale in cui per la prima volta si parla tra europei di un possibile movimento, secondo me fare adesso una campagna di iscrizioni non avrebbe, cioè sarebbe anticipare i tempi rispetto al fatto che questo invece è il primo incontro in cui delle persone si trovano e parlano di questo movimento. Non so gli altri cosa pensano, però invece una campagna di crowdfunding fa sicuramente parte delle attività da mettere in campo e su cui appunto andare a costruire anche appunto una squadra, convocando anche altre persone a lavorarci. Sulla replicabilità, questa è la mia personale opinione, intanto facciamo uscire queste, facciamola venire bene, quello che intanto si può replicare negli altri paesi, più o meno l'abbiamo fatto già con Londra, Parigi, L'Aia, sono intanto gli aperitivi aggreganti, cioè gli incontri un po' più informali e un po' aggreganti. Secondo me questo lo possiamo iniziare a fare, anzi c'è la possibilità di farlo a Budapest il 22 novembre, perché Perduca sarà lì per un incontro e quindi possiamo riunire delle persone che già abbiamo connesso in questi mesi. Sarei dovuta andare anch'io, evidentemente non posso. Però insomma, quello che possiamo replicare sono gli appuntamenti piccoli, il maxi evento, intanto facciamo venire bene questo. Si è iscritta Simona e Marco ha scritto un commento in chat. Vai Simona. Prima mi sembra ci fosse qualcun altro. C'era Christian? Sì, c'ero io, ma Mi vai a risulta quella. sì, scusa, hai ragione, non avevo visto. Ah, Grazie. parlo io? Sì, no. Sì, vai Christian, scusa. No, non c'è problema. Volevo un po' iniziare dall'evento che c'è stato venerdì al King's College, dove c'è venuto anche Marco, e collegarlo a ciò che lui ha detto di questo bacino, chiamiamolo bacino, un po' delle università, dove possiamo aggregare e portare a noi. Sarò molto breve. Nell'evento cosa che mi ha colpito molto nell'evento del Kings, organizzato abbastanza velocemente, in un orario alle 4:30, abbiamo proprio preso Marco e portato lì tra un impegno e l'altro. Quello che mi ha colpito molto è la voglia che c'è di questo mondo, delle università, dei dottoranti, di partecipare a Humans, alle nostre iniziative. È vero, avevamo Marco lì con la sua capacità oratoria, con i temi che ha portato e la chiamata all'iniziativa ovviamente ha entusiasmato molto. E questo io mi sono chiesto subito dopo, infatti sono rimasto lì per parlare con loro una buona oretta e mezza dopo l'evento, su come poter incanalare tutte queste nuove energie, questa voglia di partecipazione in qualcosa. Oggi in questo incontro mi sto rendendo conto che può essere Bruxelles, l'evento di Bruxelles, il primo passo dove incanalare queste energie, che sono veramente belle, sono preparate, giovani, hanno voglia, sono entusiasmati. Alcuni mi hanno detto: Christian, possiamo organizzarci per la raccolta firma, chiamaci. E ho giù anche una serie di nomi, di nuovi humans che si potrebbero attivare. La mia domanda è questa: in preparazione all'evento di Bruxelles, magari ripetere, ovviamente senza portare Marco ogni volta qui a Londra, in varie università questo tipo di annuncio, di comunicazione, di chiamata in qualche modo, e almeno per quelli che sono stati raccolti al King's, incanalarli nella fase operativa per l'evento di Bruxelles. Tutto qua. Grazie Christian, rispondo io alla fine su questa cosa.
C'era Pablo e poi Simona. Scusa, Simo, ma non sono più abituata all'iscrizione a parlare. Mi ero perso anche Pablo. Io vorrei condividere con voi quella che secondo me dovrebbe essere la ragion d'essere dell'evento di Bruxelles. Per me dovrebbe essere mostrare il primo esempio di che cos'è Humans. Humans abbiamo detto che è una piattaforma virtuale, un luogo virtuale in cui cittadini e organizzazioni si incontrano per fare dibattito su delle idee politiche e usare gli stessi strumenti per portarle avanti. E secondo me l'evento di Bruxelles dovrebbe essere questo, quindi un luogo di incontro tra organizzazioni e cittadini europei. Invitando per esempio Greta Thunberg, parlo del carbon pricing, invitando Fridays for Extinction for Rebellion, oltre che mostrando quello che noi abbiamo già fatto. E anche a favore un po' di questo, vorrei condividere quello che secondo me dovremmo fare. Sicuramente internamente forse potremmo anche trattarlo nell'evento di Bruxelles e creare un'organizzazione un po' più solida, o quantomeno più strutturata, per portare avanti la raccolta delle firme, quindi fornire, dare delle responsabilità e seguire dei metodi e un progetto, abbastanza stabilito, per raggiungere il nostro obiettivo. Se vuoi supportare Carlo Maresca nelle operations del carbon pricing, you are more than welcome, Pablito, perché serve farlo. Quindi magari Ecco, iniziamo da infatti lì. è proprio per questo che ho fatto il mio intervento, perché io ho provato a lavorare con lui, però ho visto che servirebbe proprio un coordinamento, ecco, non l'ho trovato in lui, vorrei capire un po', cioè capire, insomma, vorrei offrire di stabilire una struttura di questo tipo. Assolutamente, io una delle riflessioni che ho fatto durante la mia degenza è su questa cosa qua. Parliamone magari con Carlo e in separata, però magari usiamo il carbon pricing perché abbiamo più risorse sia dal punto di vista della comunicazione che delle interlocuzioni politiche che per esempio questo tuo approccio operativo, quindi magari mettiamo in pratica delle cose che non abbiamo fatto fino adesso, che abbiamo fatto solo in parte e facciamolo succedere, che mi sembra la cosa più facile da fare. Simona e poi Andrea Salimbeni. E poi teniamoci qualche minuto alla fine che volevo fare un attimo di action point, come diceva Pablo un paio di riunioni fa. Vai Simo e poi Andrea. Su Bruxelles, mi collego alla prima parte dell'intervento di Pablo, cioè sul senso di Bruxelles, cioè sul senso che deve dare questo evento di Humans. E oggettivamente l'evento di Bruxelles è molto diverso perché avviene in tempi e in uno stadio di evoluzione diversa rispetto a quello di Milano. È una delle caratteristiche di Humans che ha, diciamo, dimostrato o sta cercando di perseguire quantomeno e come obiettivo è quello di essere totalmente inclusiva, cioè noi supportiamo ICE che sono di altri brand, ok? Quindi la valorizzazione di Humans è funzionale alla sua capacità di attivare, di creare sinergie per obiettivi comuni. Di conseguenza, più che secondo me limitarci a invitare la serie di contatti, associazioni e cose, io proporrei a queste qui di essere copromotori di questo evento, oltre a delle ragioni ovvie e banali, perché mi sembra francamente difficile non riuscire a portare a Bruxelles diciamo un giro molto più esteso di noi. Al contrario, se invece a queste associazioni, penso a quelli che lavorano sulla cosa della cannabis, lì si dice ti va di organizzare tu il panel sulla cannabis insieme a noi, cioè, quindi di essere co-promotore questo evento, quindi non sarebbe Humans, sarebbe Humans con tutta una serie che può essere anche molto estesa, di soggetti che non si limitano a partecipare ad un evento di altri, ma che lo fanno proprio. Qui l'elemento metodologico quindi assumerebbe una valenza non autoriferita, cioè noi siamo Humans e facciamo questo, ma
come dire, sarebbe dimostrata dalla modalità stessa in cui viene organizzato questo incontro. Incontro vero, non evento al quale inviti altri a parlare. E io credo che questa potrebbe, cioè, a parte la diversità, ecco, di un invito che viene con 50 loghi piuttosto che uno che viene con humans e, diciamo, le associazioni già a humans vicine. E poi il vantaggio evidente è che anche gli stessi soggetti partecipanti sarebbero infinitamente più motivati a non solo invitare gente, quindi ad essere effettivamente contributori dell'organizzazione dell'evento, ma soprattutto poi a promuoverlo. Salimbeni. Mi sentite? No, allora, in merito a Bruxelles, io ho incontrato oggi l'associazione che potrebbe partecipare, che è vicino a Rompin-Schumann, quindi è lì vicino a Belliamont. Forse ospitare no, ma perché c'è un evento in contemporanea. Però sarebbe interessante vedere se ci potesse essere uno spazio da parte loro. E devo mandargli un'email per invitarli prima di tutto a pubblicizzare la ICE sul sito e sui loro altri tre siti. Quindi si parla comunque di qualche centinaio di migliaia di contatti. In questo network, e quindi penso sia buono. Poi, siccome li ho visti insieme, Pablo e Lorenzo, ho detto: maledizione, io devo contattare entrambi perché chiaramente rimango indietro tantissimo sulle cose che devo fare. Dal punto di vista dell'ecologia, sia per Lorenzo che c'è da fare la ICE sugli allevamenti intensivi, ho visto l'email, ma non ti ho risposto. Però ci sto anche ragionando in realtà su come creare degli indicatori per renderla fattibile. E poi, siccome sono stato questo weekend a fare questa conferenza con questi ragazzi della Local Conference of Youth, che è una figata perché sono tutti universitari interessati a ambiente, ecologia, eccetera. Grazie a loro, ho fatto oggi una sum up di tutti gli attivati sull'ecologia. Siamo arrivati a 34. Abbiamo 34 persone che sono attive più che meno su diversi temi. A Bolsena, grazie a Matteo Manzi, abbiamo più o meno 5 persone con cui si dovrà fare qualcosa a breve per parlare della situazione. Quindi, tornando a quello che dicevo prima, mi servirà a questo punto una mano per fare. Io pensavo di fare una sorta di mailing list che poi si trasporta su Cuore. Io posso produrre del testo anche di aggiornamenti, però fa più fatica perché spesso lo faccio con il telefono e con l'email. Quindi magari se io posso mandargli a qualcuno che poi li manda su Cuore, forse non so se è fattibile, perché Vuoi una difficilmente mi trovo. segreteria, Andrea? O No, devi una mettere. segreteria, maledizione, non una segreteria. È che siccome. O vuoi una scrivania di Mogano con il Ficus Benjamin? Ma Quale di io. questi? Ma O perché vuoi non. tutte e due? O vuoi tutte e due? Ma una cosa. Voglio anche una di noce. Noce. Perfetto, perché anche ecologicamente è molto sostenibile. Allora io segno, aspetta un attimo che mi segno qui. Noce. Allora, Sì, scrivania anche con noce. una pianta fa molto dirigenziale. La pianta, certo, e la Sì, è pianta. una sedia con le ruote, poltrona con le ruote.
Ok, perfetto. Allora, tu mandi via anche SMS e cose e verranno rielaborati dalla segreteria mentre tu fumi il sigaro dietro la segreteria di noi, la scrivania di noce. Ok, vai avanti pure. Grazie Marco, più tempo libero per noi. No, una cosa su questa roba, Andrea, scusa al volo. Allora, vedo due ipotesi su questi 34 attivati. O magari con Roby proviamo a pensare se, perché secondo me noi stiamo andando avanti per prototipi ed esperimenti. Cioè, o si può pensare a un forum dedicato alle iniziative ecologiche, cioè una ristrutturazione del forum ecologista in modo che sia più funzionale a come sono strutturati questi microgruppi di lavoro ecologisti, dove per l'ennesima volta abbiamo un po' il caso ideale, ci può aiutare a sviluppare cioè, un pezzo di cuore in cui loro possano lavorare meglio, questa è un'ipotesi, oppure magari un canale Telegram, cioè tipo io con quelli che abbiamo incontrato all'AIA ho creato adesso un canale Telegram dove sperimentiamo gruppo Humans Netherlands e proveremo a radunarli lì nel frattempo che non abbiamo lo spazio in No, inglese. ti spiego, prima che venissi interrotto da disturbatore di professione, la mia idea era, siccome vengo spesso mi rendo conto che io su cuore è un pezzo che non aggiorno e mi rendo conto di avere un limite sull'aspetto social. Solo che fino a che eravamo 3 o 4 o 5 poteva essere una cosa per cui via telefono, come abbiamo fatto con Marco Freddi, per esempio, mentre anche per dare ai ragazzi nuovi, un senso d'appartenenza, comunque un punto di riferimento che sia immediato per loro, non so come fare, ecco, quindi io ci si può organizzare, nel senso io non ho Facebook, però volendo posso fare anche un profilo legato a No, Yuma su questo. non su Facebook. No, quello che dico io è che cuore strutturato in forum, magari se ne fa uno apposta per il taglio che sta prendendo l'economia, cioè quello come era stato progettato all'inizio è diverso da come si è sviluppata l'iniziativa, quindi si può pensare di ristrutturarlo da lì, quello che devo dire, capito? Cioè invece che fare, Ma sicuramente non tu che fai l'account Facebook, cioè proprio non è la soluzione. solo perché appunto io oggi per mandare l'email a questi ragazzi che solo a questi della conferenza ho cercato dei link e ho pensato che forse una pagina singola sarebbe stata più immediata anche per gli esterni in cui perché ci sono tutte le iniziative, no? Mandando su Cuore, se vai a vedere le iniziative, essendo che Cuore, che Humans racchiude molte altre cose, era più difficile. Quindi gli ho mandato un link per ognuna delle iniziative, no? Da Eh no, aprire. è quello che sto dicendo io, è proprio il fatto di trovare il modo di accorparle più insieme in modo che con un link poi uno c'ha bolsena, cazzo, mazzo, cioè non so. Brava, esatto. L'idea era questa, cioè tipo una cosa, però non so come cosa proporre in questo, perché è più un aspetto di grafica e di web design che di altro. Quindi, ma più o meno cioè, se ne hai già parlato, più o meno l'idea è comunque questa. E la prima cosa che comunque farò è fare una riunione con tutti i contatti su GoToMeeting e intanto magari ci aggiorniamo su quello, che comunque è una cosa che vorrò fare a breve. Finito. Mi permetto di fare un'ultima cosa. Rispetto a questo, io per esempio ho fatto già più siti internet, quindi potrei ad esempio essere aiutata perché ci sono dei corsi per fare i siti qui gratuiti e farlo in francese, perché se io voglio proporre quest'idea, ci vuole un sito, un sito a cui posso riferirmi. Quindi questa è una domanda. Rispetto a questo, anche io per fare più domande più pratiche, non so se questa diciamo, è la riunione giusta, vorrei capire a chi dovrei scrivere, insomma, per fare domande.
Silvia Mes, Gaia, ci facciamo una chiacchierata perché tu sei un po' arrivata e ti ho buttata a questo livello, quindi magari ci facciamo una chiacchierata se vuoi. Sì, a me fa piacere partecipare, però ci sono cose sì, a cui, che vorrei capire e anche per esempio se io voglio fare una conferenza all'università, cioè deve essere una domanda più ampia, cioè non è che posso dire Eumanns, quindi sarebbe tipo la partecipazione cittadina nell'Unione Europea, cioè questo genere di questioni, sì, vorrei che scrivo direttamente a te Virginia, quindi, eppure Ci rispetto al sito, sentiamo. non so, comincia No, intanto a muovere il facciamo sito. così, sentiamoci noi così ti riassumo le puntate precedenti, diciamo, e poi vediamo cosa si può fare in quelle successive, però magari facciamoci una chiacchierata a parte. Perché tante cose le abbiamo dette, cioè, capito, sono magari che ovviamente te non c'eri e non lo sai, quindi sono dei pezzi precisi, cioè, facciamo così. Sì. Ma nell'immediato per il sito io domani già posso andarlo a fare. No, Ci no, vado o non no, ci vado? perché il lavoro sul sito anche lì, cioè ci facciamo una chiacchierata domani Ah, mattina. First thing in the ok, morning, va bene? va bene. Cappato. Allora, no, volevo dire, intanto Simona mi ha fatto venire in mente in effetti perché avevo messo i nomi così. Humans, Coscioni, Science for Democracy. L'idea quando l'ho scritto era esattamente quella, poi mi sono un po' dimenticato, cioè che potenzialmente qualunque altro nome può essere aggiunto di organizzazioni che contribuiscano all'evento di Bruxelles, proprio perché, e ritorniamo alla discussione comunque utile che abbiamo fatto con Maglio. Non c'è in questo momento Humans, cioè non è un movimento che ha le iscrizioni e che organizza un evento a Bruxelles. C'è un progetto di metodo che ovviamente ha dentro il nome Humans come sigla anche di prospettiva del progetto del movimento paneuropeo, ma che per costruirsi si appoggia a singole iniziative su singoli temi, cercando di coinvolgere singole organizzazioni, addirittura su temi che hanno deciso altri. Quindi, se altri mettessero la firma alla organizzazione, sarebbe sicuramente un valore aggiunto, proprio perché non è un appuntamento di presentazione o di propaganda di Humans, ma è una riunione politica nella quale delle persone, chi rappresentando organizzazioni, chi rappresentando solo se stesso, discutono di quello che c'è da fare, avendo scelto indicativamente, poi magari lì a Bruxelles tutti diranno no, per noi questa è una cagata, il pacchetto di iniziative dei cittadini europei come strumento unificante degli interessi di ciascuna organizzazione. Alcune saranno interessate a tutti i temi, altre no. La questione che poneva Andrea a me fa pensare, allora io penso che la riunione sia la forma basica dell'organizzazione politica, cioè non c'è un'organizzazione politica senza una riunione dove si discute che cosa fare, no? La forma di Humans oggi è prevalentemente questa riunione che stiamo facendo è l'unica forma stabile di organizzazione. La riunione del martedì dalle 8:30 alle 10. Quindi, se ci sono 35 persone che sono interessate a attivarsi sui temi dell'ecologia, la prima cosa da fare è riunirle. Riunendole e si discute tra chi è interessato se serve un coso sul sito, serve una newsletter, serve, no? Ma le decisioni organizzative vengono prese come conseguenza del dibattito politico, cioè il dibattito politico individua le priorità, il lago di Bolsena, la mozione di Parma, l'incontro che vuole fare Michele Minieri con i sindaci di tutta l'Irpinia, gli strumenti da costruire, eccetera, eccetera. E poi dopo, ovviamente, la discussione prosegue sui siti, prosegue sulla newsletter, prosegue per email. Cioè, quindi Lorenzo Mineo
con Samuele Nannoni, Oderal, Staderini, eccetera, porta avanti una discussione politica sugli obiettivi della democrazia partecipativa e poi li riporta su cuore e in questa riunione. Perché non è che tutti abbiamo il tempo di andare alla riunione con l'ecologista, alla riunione della democrazia rappresentativa. Maresca, adesso io gli ho mandato un messaggio, ma lui ha dato un esame oggi, quindi non c'era, però è fondamentale che chi coordina o l'iniziativa su un paese, no? Lo Manlio con la Gran Bretagna, o l'iniziativa su un tema, poi dopo usi queste riunioni come momento di collegamento tra un fronte e l'altro, perché sennò poi diventa che ognuno fa riunione per i cazzi suoi, va per i cazzi suoi e si perde il momento unificante del soggetto politico che cerca di dare una coerenza a quello che stiamo facendo. Quindi è molto importante, che poi adesso non so, Giulia Crivellini non ha mai partecipato a queste riunioni, è coordinatrice della questione Stato di diritto, in realtà poi il lavoro di coordinamento insieme a Annalisa, poi ci sentiamo noi, Annalisa, Virginia, io e chi altro fa, quindi poi lì vedremo, adesso non so, poi c'è il congresso dei radicali italiani, vediamo se questa cosa, poi Giulia che cosa vorrà fare, ma è fondamentale che chi promuove e coordina un settore di iniziativa poi sia su cuore che in queste riunioni, diciamo così, faccia una sintesi che consenta a tutti di discutere politicamente dei vari fronti, anche a chi non ha partecipato alla riunione sull'ecologia, non ha partecipato al seminario sullo Stato di diritto, non ha partecipato alla riunione di Mineo sulla democrazia aleatoria, ma partecipa alle situazioni, quelle di coordinamento come queste riservate, o invece a riunioni pubbliche dove si discute lo stato dell'attività politica, diciamo, attorno al progetto Humans. Aggiungo una cosa, tra le altre robe che avevo pensato, c'era il fatto di rendere tutti un po' più autonomi sul sito nella creazione degli eventi, cioè quando c'è l'evento, come si fa a pubblicare sul sito che c'è l'evento, come si fa a raccogliere gli indirizzi mail e i vari passaggi, che sono un po' tecnici ma non eccessivamente. Quindi chi è coordinatore in qualche modo poi può autonomamente. Semi-autonomamente, diciamo, con i permessi giusti, ne parlo poi bene con Roberto e Simo, però fare in modo che alcune cose con delle linee guida editoriali e degli accorgimenti tecnici che si imparano in 3 secondi, perché non è che sia astrofisica, però fa parte un po' anche del ragionamento sull'organizzazione, sull'organigramma e su come fare, cioè nella mia idea. Lo sviluppo di Humans e degli strumenti di cuore, essendo piattaforma di attivazione dei cittadini, è che i cittadini che coordinano altri cittadini abbiano l'autonomia di creare l'evento, l'appuntamento, piuttosto che pure di promuoverlo sui social, quasi come se fosse un intellettuale collettivo, cioè gli account social ce li possiamo uscire dallo schema classico. Del piano editoriale, cioè in parte possiamo uscire dallo schema classico del piano editoriale, dei tempi, dei modi, e invece in qualche modo far sì che vivano grazie alla responsabilità del coordinatore o del gruppo che si crea intorno a un'iniziativa. Questo è un po' un trip, forse ancora frutto degli oppiacei, però spero che si capisca che cosa intendo. Quindi appunto andrei autonomo a crearsi il go-to meeting, ma anche a raccogliere, cioè ma anche a fare quelle azioni che sono meno immediate, ma che invece sono sostanziali, come appunto la raccolta de delle registrazioni sul sito, e degli indirizzi mail poi per la newsletter. Insomma, sono tutte cose che le abbiamo scoperte facendole, però è arrivato forse il momento di condividere la conoscenza su come si fanno e l'accesso agli strumenti per farlo. Siccome Cappato era in ritardo, abbiamo ancora 5 minuti. Volevo solo dire rispetto a Bruxelles,
che abbiamo detto tante cose, adesso dobbiamo appunto un po' dividerci i compiti e capire poi, cioè definire, domani metto una rifinitura della struttura e poi magari ci prendiamo un po' di responsabilità sui vari pezzettini in modo che iniziamo a far partire la macchina, insomma. Quindi da una parte la parte più di cura delle relazioni con organizzazioni e persone da coinvolgere e secondo me appunto, come dicevo all'inizio, come ha anche detto Simona, da coinvolgere da subito nell'organizzazione e nel concepimento e la parte di promozione, la parte di autofinanziamento. Direi che è tutto. Sì, so, siccome non abbiamo parlato di raccolta firme, come tu giustamente avevi annunciato, avevi mandato la sintesi delle firme e poi l'invito a tutti di mettere no novità eventuali, io non ho controllato perché sono stato in giro 2 giorni a Roma, poi Arezzo da un malato che gli avevano arrestato chi gli coltivava la cannabis, quindi non ho visto nulla, quindi non so se questo link è stato utilizzato o no, però ecco, non dimentichiamoci che noi sulla questione della raccolta firme, cioè non ci giochiamo tutto, nel senso che se non raccogliamo fallisce il progetto, ma ci giochiamo un aspetto essenziale di crescita, anche magari molto lenta, della nostra capacità. Noi a un certo punto, quando arriviamo a dicembre, saremo meglio in grado di quanto non lo fossimo ad aprile o a maggio di dirci chiaramente che cosa è le condizioni minime indispensabili per riuscire davvero una campagna che dovrebbe raccogliere 15-20 milioni di firme, perché di questo stiamo parlando. Ok? Quindi tutti i tentativi, anche quelli che falliscono di interlocuzione, di raccolta delle firme, sono preziosi per capire che cosa funziona e che cosa no. Perché noi da dicembre non dobbiamo andare in una situazione velleitaria, cioè non dobbiamo dire: ah sì, ragazzi, che bello, haha, facciamo un sito, raccogliamo 20 milioni di firme, perché non succede questo, cioè di questo dobbiamo essere ben consapevoli. Quindi è fondamentale che da qui a dicembre abbiamo idee un po' più chiare su cosa funziona, cosa non funziona, che interlocutori, i problemi delle lingue, i problemi dei costi, il problema dei siti, quanto ci si mette a fare le interfacce nelle diverse lingue, come funzionerà il sito della Commissione europea, se ci sono spazi per ottenere servizi pubblici di informazione. Simona Bonfante mi ha risposto, sicuramente sia D'Astoli come cazzo si chiama, che Alemanno sono da sentire su questo, perché cioè, la dimensione e l'ambizione del nostro progetto impone anche un rigore nel valutare quello che siamo in grado di fare e quello che non siamo in grado di fare. Sta di fatto che cresciamo di 40 firme a settimana circa, no? Quindi quello che infatti dicevo all'inizio è anche fare degli appelli, diciamo, alle persone che sono gravitanti fino adesso in maniera un po' vaga e mentre prepariamo Bruxelles accelerare un po' sulla raccolta firme. Posso dire una cosa su questo, Virginia? Io penso che noi si debba fare un po' alla maniera radicale, tavoli, tavoli, tavoli permanenti, ma la mobilitazione fisica, anche visibile, organizzata in varie piazze, cioè ci dobbiamo sbattere anche fisicamente e farci vedere anche fisicamente. In fondo la ragazzina è partita così ed è quella la sua forza. E io credo che tra l'altro ce l'abbiamo anche dentro, perché anche per l'aspetto più divertente, lo sappiamo tutti, è quello più politicamente motivante. Cioè non stiamo qui a girarci la furia di eventi e di cose, non è che raggiungiamo firme, convinciamo, parliamo a quelli già convinti, più o meno. Quindi io credo che lo si possa fare, cioè diciamo individuare delle sedi
almeno in ciascun paese, di persone che si vogliano sbattere. Se riusciamo a far questo, io penso che già sia questo un metro di misura, cioè se c'è qualcuno disposto a trascorrersi, cazzo ne so, 10 fine settimana consecutivi a raccogliersi firme nella piazza della sua città insieme ad altre 3 persone, io penso che già questa sia una misura del nostro eventuale successo, diciamo il successo dell'idea, non il successo del movimento. Questo lo penso anch'io, però aggiungo anche che oggi, come dire, un tavolo a Varsavia vale di più di un tavolo a Milano, no? Ma perché? Cioè, ma appunto, è chiaro che io stesso, se in queste settimane invece di andare in giro per l'Europa fossi andato in giro per l'Italia, mi è molto più semplice andare in un posto, convocare le persone. La gente sa più o meno chi sono e si raccolgono delle firme. Però dobbiamo anche sapere che se il movimento paneuropeo, cioè se anche raccogliamo 100.000 firme in Italia, non ce ne facciamo nulla, va a finire come ero straniero, lei c'ero straniero. Quindi penso che l'azione militante vada più magari di quanto stiamo facendo adesso, incoraggiata e fornendo anche gli strumenti per farlo, il vademecum, tutte queste cose che abbiamo un po' iniziato a fare, ma però il punto europeo è fondamentale. Cioè è chiaro che nella riunione all'Aia o nel bar di Parigi, eccetera, non è che uno può pensare di raccogliere dei numeri significativi di firme. Però se nella riunione all'Aia sono venuti due parlamentari di D66, un parlamentare di D66 e un parlamentare verde, e questo comunque è politicamente significativo perché si apre una speranza che poi non si realizza in 2 settimane, ma che quelle persone riescano poi a attivare una mobilitazione a casa loro. Ma aggiungo un'altra cosa, sempre alla stessa riunione all'Aia, appunto raccontavo prima del canale Telegram sperimentale Humans Netherlands, cioè ci sono 5-10 persone che sono proprio, cioè che in questi giorni mi scrivevano che vogliono fare qualcosa. Il punto è che poi dopo, come si fa il tavolo, cioè per dirvi, faccio un esempio. Ci sono radicali che stanno raccogliendo firme come associazioni territoriali, non come radicali italiani, vabbè, c'è tutto questo dilemma, sulle ICE e prendono come documento la patente, che non è valida e che è da, insomma, e raccolgono firme da 90 anni. Quindi diciamo che poi anche per organizzare il tavolo di raccolta firme o la situazione di raccolta firme poi serve un minimo di formazione. Spiegare come si fa, avere la motivazione di essere in strada, farlo nel modo giusto, farlo, perché poi è facile fare il tavolo e stare intorno al tavolo, diverso è fare il tavolo e far sì che vengano anche raccolte le firme. Quindi, insomma, fa un po' parte del discorso di come organizzare le operazioni intorno a come si fa questa cosa qua. Cioè, per dire, a Londra, alla fine, fisicamente quella che aveva più esperienza a raccogliere le firme ero io e siamo andati, abbiamo fatto i primi tavoli, però poi Christian e Yves, per dire, hanno fatto altre situazioni di raccolta firme e si spera che mano a mano se ne possano fare anche altre. Quindi tutto sta anche nel come riusciamo poi a farlo succedere in maniera più operativa, come diceva anche Pablo. Quindi per dire, se con Pablo Forse noi insomma. potremmo però, scusami, ce la potremmo anche far vedere di più. Per esempio, stavo pensando, se noi avessimo fatto dei video, forse tu l'hai fatti dei video ai tavoli di raccolta firme a Milano, ecco, già quelli che fanno vedere come tu dialoghi con le persone, già sono molto più utili di un vademecum. Oltretutto, il vademecum, diciamo, tu puoi farlo in maniera generica, quello che puoi porre nei vari paesi, perché noi non conosciamo le regole per il permesso del tavolo a Tallinn, no? Per cui dobbiamo semplicemente,
magari indicare il tipo di cose che si deve preoccupare di fare l'attivista, se già non lo sa, tipo verificare se sia necessario chiedere il permesso per fare un tavolo, cioè, o in generale tutti i permessi che ti serve fare, verificare se ti serve l'autenticatore al tuo tavolo, cioè, cazzo ne so, sto tipo di cose, ma noi promuoverlo come... cioè, quando si incontrano le persone, gli si dice: Ok, il tuo compito è questo, ti vuoi attivare? Benissimo. Al di là dei social, cerchiamo anche un po' di uscire da sta palla, anche perché ci servirebbero milioni di investimento su Facebook per arrivare a pubblici. Cioè, Secondo me sono due filoni, cioè ce n'è uno che è ottimizzare il kit, cioè per esempio nel sito dell'EICE c'è poi appunto è stato fatto in fretta e insomma sappiamo le condizioni in cui poi abbiamo fatto delle robe, però per dire cioè organizza il tuo collection point, in realtà l'unica cosa che si può scaricare è il modulo. Una cosa che volevo fare era sostanzialmente far sì che invece l'ho iniziato a fare in una cartella Drive per le iniziative, però lo possiamo trasferire sul sito chiedendo una modifica a quelli che hanno fatto il sito e metterlo per l'italiano su cuore, nella sezione documenti, cioè ti scarichi il kit in cui c'hai il modulo, le 10 cose da fare prima di aprire il tavolo e le 5 cose da fare quando chiudi il tavolo, per dire, no? Quindi far sì che il kit sia un po' più pratico. E dove non ce l'abbiamo perché non abbiamo le lingue, non abbiamo i paesi, mettere il ci manca il referente, se vuoi esserlo tu, fallo tu sostanzialmente. Però appunto sono tutte cose che le possiamo fare se ci sono persone che ci lavoriamo, che ci lavorano, cioè perché richiede tempo fare queste cose, che appunto si collega al discorso di fare le call tra i nostri, quelli che abbiamo già, e nello stesso tempo formare altri a farlo. Sui social, secondo me, si può lavorare meglio sull'intercettare, cioè chi è attivo e chi decide di esserlo, sull'intercettare le iniziative. Faccio un esempio: da ieri è ricominciata un'iniziativa che si chiama Ci passa la fame. Sono delle persone che fanno un giorno di sciopero della fame, al mese, in protesta sostanzialmente a qualcosa. Quindi ieri era sulla Ocean Viking e la Alan Kurdi, le due navi nel Mediterraneo, no? E quindi hanno fatto sta giornata di sciopero della fame. Quindi per dire, io su Twitter ho fatto il post, poi conosco alcuni che hanno partecipato dicendo, ah, se oltre a fare questo firmate la ICE sullo stato di diritto, questa cosa aiuta. Quindi insomma, chi ha voglia di farlo sui social, magari in maniera un pochino strutturata, come fanno i fascisti dell'alt-right, fare i troll buoni che si inseriscono nelle iniziative dei buoni e gli dicono, oltre a questo che stai già facendo, hashtag, puoi anche firmare, questo è un altro tipo di azione. E secondo me sono tutte cose che, cioè, per prima io mi prendo la responsabilità, però poi magari dobbiamo lavorarci insieme, coinvolgere altri a farlo, dobbiamo avere una macchina un po' più funzionale in questo senso, no? Per cui a volte è sufficiente cuore, a volte magari dei canali più immediati sono più efficaci. Quindi secondo me è un mix. Però la gente deve capire, cioè noi dobbiamo avere in effetti un link da mandare a chi si vuole attivare, dove già capisce un po' di cose, poi dopo ci si fa una chiacchierata. Però insomma è una combinazione di azioni e di materiali da preparare anche. Bene, cose da fare sono tante, siamo pronti. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, notte. Ciao ragazzi, buonanotte.